Per i 19 atleti iscritti a Campus Masterclass inizia un'altra giornata piena di impegni e di lavoro. Le coperte vanno bene, le fasce vanno bene. Il tecnico Riccardo Pisani non tralascia nessun dettaglio. È molto importante anche la prima gestione base, cioè io do da mangiare al mio cavallo e sistemo la lettiera, perché con una giornata così impegnativa dubito che avranno tempo di sistemarla. Quindi uno deve anche essere bravo a organizzarsi per tempo per essere in ordine. Inizia il lavoro e la scuderia deve essere in ordine a posto. Quindi questo. D'accordo. I ragazzi devono anche imparare che ci vuole lo stesso tempo, essere ordinati e non lo essere. Piccole cose che possono fare la differenza. Negli impianti dell'Ursus Riviera Resort è in pieno svolgimento il concorso nazionale a 5 stelle Christmas Show. Campus Masterclass propone uno stage innovativo che unisce la preparazione e la partecipazione vera e propria al concorso, sotto la guida del tecnico, del mental coach e di professionisti nel settore della comunicazione. È arrivato il momento di incontrare Francesca Fischetti e Chester. Francesca è una giovane amazzone romana che tutti i giorni unisce con passione l'impegno da studentessa con il suo grande amore, l'equitazione. Francesca è una ragazza che ti ascolta molto, timida anche lei la trovo nelle sue richieste, ha un approccio molto gentile nel suo cavallo, ha un cavallo che comunque sia un po' rigido ma nello stesso tempo gentile. Gli fa imparare, quello è un'ottima cosa. Ok, meglio Francesco, così, presente, stringi un po' di più i pugni come ho detto prima, ok? Quando iniziamo a scaldarci, non troppo seduti, esatto, anche un po' sull'inforcatura, poi se ci dobbiamo sedere ci sediamo, però va bene anche stare un po' sull'inforcatura. Tante volte rimane un po' nel limbo, un po' nel mezzo. Mi piacerebbe alla capacità tecnica per poterlo fare, però in realtà non arriva perché non lo chiede. Quindi è più una cosa di credere fino in fondo. Brava. Gamba, la gamba, bene, ok. Molto bene, basta, brava, ok. L'equitazione è sicuramente qualcosa di importante per lei. La sua difficoltà è relativamente emotiva, nel senso che secondo me aveva bisogno di capire proprio delle particolarità del suo cavallo. Ok. Partenza da mano destra. Prendete il vostro spazio. Senza dover stringere eccessivamente, ma giriamo qua davanti sfruttando il galoppo. Non timidi di girare e poi guardare la distanza. Guardo già la parte interna del salto. Mantenere il ritmo, centro, guarda, nel mantenere il ritmo controlliamo la nostra situazione, non facciamoci anticipare che diciamo che vengo avanti però il cavallo magari è una falcata grande e io sto fermo, no, sono sette regolari ma controllando comunque la nostra situazione, se vediamo che i cavalli corrono un po' dentro resistiamo, se ci accorgiamo che siamo un filino lontano la gamba vicina, ok? Non passivi, l'importante è non essere passivi. Adesso voi riguardatelo, ripensate, studiatelo, che sapete quando entrate sapete esattamente quello che dovete fare,
io sono qua, sì, assolutamente. Se avete qualche dubbio me lo dite, se no ci vediamo poi in campo prova. Ok, iniziamo a fare 2-3 volte il verticalino. Sì, sono primi, secondi e terzi dopo la pausa. Vieni Francesca. Dai, continua, non voler chiudere, adesso potevi venire. Perfetto, brava, ottimo. Va bene, rimani, rimani la gamba. Perfetto, andiamo. Non salta male questo qua. Bene, eh? Top. In 2 giorni ha fatto bene, sicuramente. Ha preso, ha lavorato e tante volte anche se uno magari non fa quello specifico esercizio, ma sentirselo dire più volte gli ha aiutato, che poi arrivano da soli certi automatismi. Grintosa perché stai saltando super, mi raccomando, e poi concentrata, succede qualcosa, concentrata nel nostro programma dall'uno all'ultimo. Fatti valere, mi raccomando. Avanza un pochino, concentrata. Sinceramente io faccio fatica a girare un po' con lui in strette perché magari nella mia testa non ci credo, però oggi ho detto Riccardo mi ha detto di girare stretto, allora proprio ho preso, ho girato e... Tutti voi quando siete usciti avete detto una cosa negativa del vostro percorso, invece no. Cominciamo a pensare al bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Esatto, no, è finito, però hai detto ok, ho montato bene lì, devo ricordarmi, come abbiamo lavorato nei 2 giorni precedenti, che se io ho una variazione, dato che è una spezzata con una curva e sono all'esterno, mi devo ricordare che devo mettere più gambe per degli automatismi che devo ripetere a casa per poi dopo non avere questo problema in gara. Bianca è una ragazza che comunque è ammirevole perché ha questo carattere sempre solare, positivo, anche in questo weekend, in questa esperienza, in genere questa settimana, diciamo, ha avuto il problema con il suo cavallo, uno stalloncino che ha deciso, si è ricordato, ha capito di essere stallone e quindi ha dato un po' di problemi di collaborazione. Chi vive davvero con un cavallo sa bene che ogni giorno è diverso. E nello sport le difficoltà, gli insuccessi sono sempre dietro l'angolo. Bianca Fornari monta Garmisch da ben 5 anni e con lui ha sempre ottenuto buoni risultati. Ma nonostante l'affinità tra loro, il weekend non è andato come sperato. È una ragazza che mette in pratica quello che gli chiedi, quindi la trovo precisa, con un buon assetto, non devi dare delle correzioni nette che ti saltano all'occhio, devi correggere al momento che tu gli chiedi delle azioni diverse per insegnargli, però è una ragazza che ha un buon assetto, che ha una buona posizione, un buon equilibrio in sella, sa quello che fa. La prima parte devi partire con un po' più di ampiezza della falcata. Non girare troppo stretto. Ok, perfetto. Va bene, va benissimo, super.
abbiamo lavorato come con gli altri cavalli. Loro sono capitati nel gruppo con le luci artificiali del campo e questo, il suo cavallo, uno stallone, gli ha creato parecchi problemi. A livello tecnico è una ragazza che monta bene, ha un buon occhio di distanza, non perfetto, però può crearla un pochino meglio la sua distanza. Ok, sostieni un po' e la gamba, brava, la gamba. Calma ancora una volta. Passa al passo. Il primo giorno ci siamo confrontati e avevamo stabilito di andare per grado, saltando dalla 15 fino ad arrivare alla 25. Chiaramente ci sono questi inconvenienti che fa parte purtroppo del nostro sport, che quello che pensi magari a volte non può realizzarsi, quindi uno deve avere la mente lucida e capire qual è la cosa migliore. La forza di un atleta spesso non è tanto nelle performance, ma nelle decisioni che deve prendere nella sua organizzazione quotidiana. E per lei è il momento di prendere delle decisioni. Se metterà la sua positività nelle decisioni, prenderà sicuramente una buona decisione. Come mi insegna Giuliano De Crescenzo, c'è sempre un lato positivo e che insegna, no? O impari o vinci. Diciamo che ho vinto, ho imparato cose molto importanti, perché se non fosse successo i problemi che sono successi questi giorni, non avrei preso certe decisioni, non mi sarei resa conto di tante cose. Diciamo che è stato un passaggio, credo, quasi obbligato. Lorenzo Sorbelli è venuto a Campus Masterclass in compagnia di Frisbee, un cavallo italiano da poco affidato alle sue cure. Per un ragazzo giovane e sensibile come lui, è l'occasione per dimostrare tutta la sua voglia di crescere come cavaliere e come uomo. Devi scegliere. Cavaliere è anche self-management, cioè autogestione, ma anche a livello di scelte e di strategie. O monti dando il tuo 100% o non lo monti. Devi agire e devi applicare. Ciò che funziona, bene. Ciò che non funziona, serve per migliorare. Noi stasera ci mettiamo lì, ok, ha funzionato questo? Sì. Lo ripetiamo domani? Sì. Questo non ha funzionato. Perché? Non ho allargato la retina esterna. Perfetto, domani cosa farai? Allargherò la retina esterna. Mi piace, spero di essere perfetto. Se non te lo concedi, tu ti vuoi concedere a te stesso di essere all'altezza? Sai, dopo che ti dicono tante volte che non sei. Ma chi lo decide questo? Chi lo sceglie? Io. Cosa devi fare? Devi lavorare di più la tua galoppata per arrivare alla barriera. Giro, lascio normale e poi la distanza a me. Lavora la distanza a me, bravissimo, lavorala ancora, bravo, lavorala ancora. E poi normale. Molto bene, ok? Osa il tuo intervento, non essere timido, non essere fuori dalla sella. Appena ti metti dentro la sella i tempi ci stanno, ok? La prima parte sei stato troppo leggero in tutto. Molto bene, bravo. Ok? Lorenzo è un ragazzo che al primo impatto è molto simpatico, mi è piaciuto, ha un bel modo di porsi. Ha questo cavallo grande, lungo sulle sue gambe, però devo dire anche un cavallo leggero. Abbiamo avuto delle difficoltà il primo giorno per cercare di riunire la mole del suo cavallo. Abbiamo modificato un paio di cose, dalla martingala, dal modo di lavorare, dalla sua presenza in sella, e devo dire che sono contento. Vedere la falcata grande, farai 6 e 7. L'idea è che comunque che arrivi, che poi aspettare il salto, non che devi inseguire il salto. Distanza a te alla croce,
all'Oxer. Attenzione all'Oxer. Bene, seduto. Regolare. Perfetto, molto bene. Seduto calmo. Molto bene, bravo, è montato bene. Comunque un cavallo nuovo che ha, un cavallo che è interessante, può far bene e quindi deve solo, non deve pensare solo al lato negativo del percorso, ma anche quello di positivo che ha fatto per cercare di farlo sempre. Sai che corre un pochettino? Tieni leggermente più appoggio qua, ok? Per non essere troppo leggero e poi di colpo ti prende la bocca, allora devi prendere la mano. Nella curva lavora un pochettino, apri e chiudi le dita, ok? Calma. Vale. Sono molto contento perché comunque è molto che non uscivo in gara e quindi un po' la tensione di, dopo essere stato lontano dai campi gara per qualche mese, ritornare così, ottenere un bel risultato, quindi dà una doppia soddisfazione. Ha fatto un buon lavoro, so che lui aveva la falcata grande, sei stata molto bene 6-7 esterno, ancora meglio dopo la gabbia, perché ti sei reso conto che lui ti recuperava la distanza e hai fatto bene. Potevo essere più preciso nell'assetto, più preciso anche durante il percorso, però prendiamo la parte positiva e comunque è un buon risultato. Quanto è importante per un atleta, professionista o amatore, la gestione della propria immagine. I nostri ragazzi si sono dimostrati subito attenti ed interessati a trovare una risposta a questa domanda. Quanto pensate che sia importante la gestione del social media, che sia professione o che sia passione? Molto, perché vedo ragazze che comunque sia fanno categorie, le chiamo relativamente piccolo, magari anche con il semplice brevetto, che hanno sponsor. Il mio profilo non è finalizzato, insomma, non ha nessun fine, però non ha a maggior ragione quello di, okay, di promuovere me come atleta, come sportiva o gli sponsor. Quindi immagino che tramite gli hashtag io possa acquisire attenzione, più follower competenti nel campo dell'equitazione, per far salire i like dei miei post con i cavalli allo stesso livello di altre semplici foto. Certo. Quindi c'è chi divide il mondo privato dal mondo sportivo, per cui potete decidere di tenere il vostro profilo privato con il cane, il gatto e gli amici e poi fare una pagina atleta ufficiale per spingere sull'altro mondo, perché quello è quello che siete. Sì, questo è molto importante. Ma più visibilità voi date ai vostri sponsor, più sponsor si rendono conto che questo può essere un atleta che promuove il mio allevamento, i miei cavalli, attiri l'attenzione di tecnici, di federazioni. Nel momento in cui fai il tuo post è giusto che tu usi i hashtag che sono hashtag imposti, ma è giusto che tu promuova anche te stessa. Sì. Quanti post? Quindi quanti post tutti i giorni? Uno, lei Instagram, Facebook, no? Ok. Ok. Gli altri? Due. Uno ogni due settimane. Più di uno al giorno? No. Ah, bene. Brava. Bene. E? Io posso. Uno al mese, ok. Chi uno al mese? Ma è un'ultima domanda. Certo. E ci sono delle mie amiche, comunque delle persone che invece su Instagram sono molto attive, pensano che pubblicare appunto poche foto, però belle, precise, esatto,
sia migliore. Se io parlo di beauty, mi interessa un prodotto, faccio una bella foto o addirittura faccio modeling, è un argomento. Se parlo di vita, se il mio profilo è vita vissuta nei momenti, forse vale la pena di far vedere la vita. Professionale, appassionata e sempre attenta al dettaglio. Vi presentiamo Larissa Tronci e Bellevue de la Lande, castrone self-français di 9 anni. Mi faccio un in bocca al lupo a me e un in bocca al lupo anche a tutti i miei amici qua presenti a Cattolica. L'obiettivo di Larissa? Trovare l'affiatamento giusto e costruire con Viking la squadra vincente. Sull'inforcatura appeso su tutte e due le staffe, leggero contatto. Se sono un pochino freschi che diventano forti e un po' allegri, mettetevi in un grande circolo per poi dopo ritornare a fare tutto il giro. Ok, lascia pure le mani, lascia pure le mani. Tieni, ma poi dopo rilascia un pochino le tue braccia, non continuare a tirare verso di te. Là, perfetto, perfetto. Ok. Larissa è una ragazza che ha fatto abbastanza bene, era parecchio in crisi, era muta nei miei confronti, tra virgolette, nel senso che non esprimeva quello che pensava, ha un po' paura di sbagliare, è un po' timida, è un po' in soggezione della situazione, però soprattutto in un training, soprattutto a casa, soprattutto nel lavorare in piano, devi farlo perché devi conoscere quanto sei in grado a chiedere certe richieste. Quindi è sempre meglio sbagliare per poi ripeterlo che non farlo e sbagliare lo stesso. Un po' più galoppo, un po' più galoppo, un po' più galoppo. Vedi come sei lontana, ha messo tre, passo e ripeti. Torna indietro e ripeti. Andare a provocare certe cose, perché in gara non potrai mai stare lì immobile e non far niente tutto il percorso. Bravissima, gamba. E ora chiudo, bene. Normale, ok. E poi morbida lì, non tirare, lascia galoppo lì. Ok, non tirare le tue mani a te. Adesso i tre tempi saranno qua, calmi, tre da controllare, poi avvicina le gambe per i due. Bravissima. Ok. Ora già avanza un po'. Avanza un pochino e ora avanza, avanza. Meglio. Il cavallo che pare, sembra da terra quando la vedi montata da lei è un po' rigido, ma al momento che lei riesce a entrare di più nell'insieme, a chiedere più azione, a cercare di rilevare un po' la cavalla, viene subito, fa questi lavori e quindi è un cavallo intelligente che deve saper sfruttare lei. A dire la verità, sono uscita dalla ricognizione di campo molto sicura di me, mi sono presa anche un minuto per fare mente locale e per digerire anche tutto quello che in questi giorni sia dal punto di vista psicologico, quindi grazie a Giuliano, sia dal punto di vista tecnico, grazie a Riccardo. Ho messo un po' insieme il tutto e sono entrata anche in campo prova molto sicura di quello che dovevo fare, ero rilassata, avevo voglia di far bene e anche dentro poi si è visto, penso, un'esecuzione direi più che accettabile, comunque una indecisione mia, il cavallo è saltato molto bene, lì ho chiuso un po' tardi la falcata ed è venuto questo piccolo errore, però Bellevue ha saltato veramente bene, proprio un grande cavallo, sono molto contenta. La perfezione è limitante, il funzionare è affascinante, quindi a Larissa dico di pensare a funzionare, di trovare soluzioni e di abbandonare questo concetto di perfezione. Goditi il momento, dai il tuo massimo oggi, concentrati sul qui e ora. Francesca ce l'ha? Sì? Chi è Francesca? Quella che diceva Gabriele. Chi è Gabriele? Quello sul sauna.
No, siamo in quattro in realtà. Entrare a far parte di una squadra già ben affiatata non è semplice. Vittorio Olivieri e Indoctr Von De Kappel non si scoraggiano certo per questo. Io pure vorrei stare come te, però. Tocca andare a lavorare, oh. Tocca andare a lavorare. È una guerriera e una gran lavoratrice. Nei suoi occhi vediamo tanti sacrifici, tante battaglie vinte, alcune perse per modo di dire, perché è una che non si arrende. Questo è proprio il suo carattere, è una guerriera, è una che finiva qui, tornava a casa a lavorare altri tre cavalli perché abita vicino, poi andava a fare lezione, poi tornava ancora, quindi ammirevole. Metti un pochino più di redine d'apertura e la redine esterna un filino più indietro. Ok, così. Brava. Ora avanziamo un po' nel circolo senza allargare troppo la mano esterna. Avanzare un po' nel circolo e ora stringi le ginocchia e accorcia nel circolo, rimanendo sollevata, dando l'equilibrio solo con la... Brava, bene. E ora avanzare di nuovo. Gamba interna e redine esterna, gamba interna e redine esterna. Deve cercare di alzare la sua spalla interna e fare un pochino più di strada col posteriore. Il posteriore anticipa sempre le sue spalle in questo momento. Ha questa cavalla di 7 anni sanguata, una bella cavalla. È una ragazza disponibile con una buona approccio al salto, un assetto che può essere migliorabile perché fa un po' fatica a stare in equilibrio da sola e quindi deve migliorare un po' il suo equilibrio in sella, però è una brava ragazza. Se arrivi con una distanza molto importante, nei tempi di galoppo molto veloce della cavalla, non farti prendere dalla fretta. E poi davanti chi lo salta? È un po' la gamba attiva, gamba. Ok. Brava. Bene. Perfetto. Bene. Bene, basta così. Brava. All'atteggiamento mentale che tutti dovremmo avere, nel senso che lei è quella che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi è importante questo per il futuro, per costruire i cavalli giovani, per fare lo sport, è il suo, assolutamente il suo pregio. È andata molto bene, sono riuscita a fare tutte le girate che mi ha detto Riccardo, quindi sono molto contenta. Ho fatto un errorino, fretta di voler girare così, allora, però bene, la cavalla ha saltato molto bene. Bravo, molto sveglio. Se prima curava di più la sua carriera agonistica, prendeva delle scelte che la facessero crescere, si è messa un po' da parte per questioni lavorative. Quando la crescita si ferma, la nostra felicità è a rischio, perché crescita è uguale felicità. I momenti più belli della nostra vita li abbiamo vissuti nei momenti di crescita. Quindi non ti fermare, Vittoria, e rimetti te stessa al centro dei tuoi progetti. Ci stanno insegnando cose che magari io, per esempio, da istruttore non è che penso tanto alla parte del social media, per esempio, che invece di questi tempi è molto importante e non va trascurata. Quindi ecco, quello l'ho trovato molto interessante. Anche insomma il lavoro che si è fatto col mental coach è stato molto interessante e utile. Buonasera. Io mi chiamo Alessandro Fiorani, sono un istruttore di equitazione. L'equitazione non è solo sport, ma è anche cultura, esperienza e
testimonianza. L'esperienza di Alessandro Fiorani è preziosa e sentirlo parlare del tema cavallo atleta è un'ispirazione per i nostri ragazzi. Nonostante siano 40 anni che tutti i giorni io vado in campo e tutti i weekend sono in concorso, adoro questo lavoro e adoro vivere insieme ai cavalli. Se siete qua perché volete imparare, la cosa, prima cosa che dovete imparare è che il vostro cavallo, il cavallo che montate, può darsi che lo montate anche per poco, ma col vostro cavallo dovete avere intesa. E l'intesa non è solo starci sopra, l'intesa è passarci del tempo insieme, vivere il più tempo possibile con lui e cercare di capire quando è happy o no, cioè quando è felice o no. Noi passiamo il tempo insieme ai nostri cavalli, li curiamo, li alleniamo, li lavoriamo, facciamo tante cose e sappiamo che se il nostro cavallo non è preparato non può avere delle buone performance in gara. Per cui per noi è scontato che il cavallo sia un atleta, ma non è così scontato, cioè non era scontato, non era riconosciuto. Adesso lo Stato italiano riconosce il cavallo come un soggetto che fa sport, per cui è un atleta, che ha questo aspetto delle implicazioni infinite da un punto di vista pratico. Nel momento in cui il cavaliere è un atleta, il cavallo è un atleta, e per fare questo sport bisogna che siano insieme cavallo e cavaliere, molto probabilmente fra qualche tempo non diremo più il binomio, ma diremo la squadra. Se è considerato come atleta, comunque nella società acquisisce un ruolo superiore. Da un punto di vista meramente pratico, il fatto che lui diventi un atleta, giuridicamente elevato al ruolo di atleta, tutte le implicazioni che seguono lo status devono ancora avvenire. Questa cosa è inserita nella legge di riforma dello sport italiano. La mia domanda è questa: il cavallo, l'atleta, deve essere un cavallo sportivo? Non tutti i cavalli vengono considerati atleti. Dov'è il confine? Sì. Dov'è il confine fra il cavallo sportivo e il cavallo che non è sportivo? Secondo me oggi nascono quasi tutti i cavalli che sono destinati allo sport. Cioè, non c'è più il cavallo che ti nasce in giardino, non ci sono allevamenti di cavalli da carne, tanto per in Italia, ci sono nel mondo in Italia. Per cui è un percorso che si esaurisce, cioè il cavallo è un atleta, cioè il cavallo che nasce è un atleta, come tale tutto quello che ne certo. consegue. Poi è una rivoluzione questa qui, sì. Ma ha i suoi tempi, cioè quello che dobbiamo capire è il peso di questa conquista. Assolutamente. Con quello che ne conseguirà, che sarà ovviamente legato a un tempo. Ci sono ancora delle battaglie da fare. Però le battaglie, se uno non c'ha niente, fa fatica. Però il messaggio che deve passare oggi è che finalmente il cavallo non è uno strumento, ma è un atleta e la coppia è una squadra. Bene, ragazzi, è stato un piacere parlare con voi. Vi siete qui a fare la gara? Bene, bocca al lupo, siete in un bel posto. Arrivederci. Questa puntata di Campus Masterclass è finita, ma ci aspettano ancora molti atleti da incontrare e altre storie da scoprire. 1, 2, 3. Vedi le spalle come si muovono destra e sinistra? E senza realmente fare un buon intervento, che fai questo movimento invece apri bene le spalle e tieni verso di te. No!
numero uno.